la cosa. Sta salendo. Beh, la giornata di oggi spero di darvi meno nozioni e di riempirvi di insegnamenti che spero comunque siano stati utili ieri. E, avrei commentato con voi un pochino l'esperienza che abbiamo vissuto ieri di questa visita da Adolfo, che io ho trovato personalmente molto emozionante e carina. Volevo però così commentare con voi se secondo voi è stato tutto organizzato bene, se si poteva fare qualcosa di diverso, oppure ecco le vostre impressioni. Ecco. Qui abbiamo messo due foto, così chi non c'era può vivere l'esperienza e chi c'era invece si ricorda meglio di com'è stato. Non so, così parliamo liberamente perché almeno ci divertiamo tutti e forse ci conosciamo ancora meglio. No? No, commentiamo ad esempio l'ordine della visita. Vi è sembrato corretto? Avreste fatto altre proposte? Come se voi mettetevi nei panni di chi deve organizzare una visita e dà due indicazioni ad Adolfo. È andato tutto bene? Avete dei suggerimenti? Altre ordini di come ordine del percorso? Non lo so, percorso del... sì. Delle varie fasi. Ecco. E secondo te è meglio partire dal prodotto finito e poi oppure avere più un senso di sorpresa, di... ecco. Sì? Al, sì. Sì, c'era... Sì, noi eravamo anche tantissimi. Sì. Quindi un po'... Ottimo. Ma secondo me andava bene o va bene in un discorso del genere, cioè, a prescindere che noi conoscevamo già il prodotto finito. Però a mio avviso va è bene vedere prima il prodotto finito, ammirarne la bellezza, e poi rendersi conto successivamente di quanto costa in lavoro fare arrivare a quel tipo di bellezza. Forse alla fine poi si apprezza di più la bellezza che si è vista prima. Almeno questo è il punto di vista. Sì. Io ammetto, io non conoscevo il prodotto, ho avuto delle difficoltà a inserirmi nel mondo dell'olio, dei frantoi, dei fiscoli, ho avuto... e del vino, sì, perché poi ho visto anche delle foto dove c'erano le... Sì, quindi ho avuto un attimo di difficoltà quando ho visto i cesti e i tappetini e tutto, allora lì mi sono orientata, però non era quello lo scopo. E a mio avviso, appunto, anch'io sono dell'idea, almeno se avessi dovuto costruire un percorso, che è stata una visita bellissima, perché poi, secondo me, chi lavora col cuore e poi conquista, voglio dire, qui è stata una... Potevamo anche iniziare che andava benissimo lo stesso. E personalmente anch'io avrei tenuto innanzitutto tutto il gruppo, ad esempio, fuori dalla porta, cioè proprio per la strada, tanto non c'era nessuno. E poi avrei quindi creato questo senso di attesa, di aspettativa, aperto le porte e fatto entrare tutti nella mia bottega. Secondo me anche un ricevimento proprio sull'uscio era una cosa...
che poteva starci, ecco. E poi appunto entrare, dare il benvenuto. Io adesso ho detto, dici due parole, perché secondo me se il gruppo viene accolto con un bel buongiorno, sono Adolfo, vi invito a visitare il mio laboratorio e dare due cenni storici come ha fatto. Ottimo il video, direi che è di grandissimo aiuto anche vedere appunto tutto il passato, vedere che comunque c'è un interesse anche da parte del... della stampa, dei giornalisti su questa materia, secondo me molto carino. E poi avrei fatto appunto tutta la parte della produzione, il laboratorio di là, ecco, studiare un percorso forse, ma si può, ecco, anche passando dall'esterno, dal retro e tutto, e poi finalmente arrivare in quello che è il suo negozietto lì dietro, direi, e dove tutti comunque abbiamo acquistato, quindi vedete che alla fine la visita d'impresa porta questo, non... Con questo lui è un ottimo comunicatore, ha trasmesso tutta la sua passione e credo che proprio la bellezza delle visite sia venire a contatto anche con questo tipo di persone, ecco, perché ammetto che sono tante le visite che ho fatto e sono tante le persone meravigliose con un cuore come Adolfo che ho conosciuto, quindi penso sia molto bello. Ecco, ottimo, e voi avreste dato un costo a questa iniziativa, un prezzo alla visita? Lo trovate necessario? Cosa? Credo che in questo caso no, perché a me non c'è stato, ecco. Quindi sì. Credo che non c'è bisogno. Ecco, di... Più o meno, non tutti, però anche se ci sono state persone hanno fatto due prodotti, tre. Sì. Quindi, io sottoscrivo. E i nostri amici, Luigi, tu cosa pensi? Sì. La differenza magari della giornata di venerdì, il prodotto chiaramente era diverso, le dimensioni erano diverse, sicuramente più accoglienti, l'imprenditore rispetto al responsabile qualità sa cosa produce, come lo produce, come lo produceva suo nonno, il padre, il bisnonno, quindi a livello emotivo, perché poi l'esperienza turistica deve essere comunque, deve suscitare delle emozioni. Sì. No, vedete che abbiamo sperimentato, chi si è voluto provare comunque ha potuto fare questi fiscoli, tirare, farsi anche due fotografie, viene proprio è nell'animo di tutti avere un ricordo di questa esperienza, ecco, e quindi abbiamo credo fatto fotografie spontanee, ridicole, e abbiamo fatto Se dobbiamo considerare quell'ora, l'ora e 20 mi pare, no? Io non ho preso neanche i tempi. Uno spettacolo che ci ha lasciato comunque una grandissima impressione, bellissima impressione. Se lo dobbiamo considerare uno spettacolo, quelle 5 euro le valeva tutte, solo come spettacolo. Certo, anche perché... Ecco, questo era il prezzo per quella visita. Sì, 5 euro. Secondo me... Sì, attualmente adesso fa il pisolino, meridiano, sì. Magari anche immaginare, no, di riportare l'arredamento che c'era una volta in quella casa. Beh, fare proprio una casa museo. Sì. Una casa, se fosse stato possibile. A quel punto forse il prezzo sarebbe anche salito, quindi avrebbe reso più affascinante, no, la storia personale. Ma secondo me un prezzo va forse imposto se uno capita lì per caso e non so se diventa una sorta di museo, allora paghi un ingresso. Se no sono convinta che appunto un gruppo numeroso come il nostro che va così, lui rientra comunque del tempo che ci ha dedicato, ecco, con tutti i vari acquisti. Poteva essere... Sì, lasciare... tutti hanno ricevuto la brochure, la sua brochure, o soltanto chi ha acquistato? Quindi tutti... No, no, no,
tutti l'abbiamo ricevuta. E a livello di segnaletica, cioè, io non avrei mai trovato il posto, ma non comunque c'era la targa fuori di ceramica, e era abbastanza, cioè, bisogna sapere che lì c'è Adolfo, se no non però comunque in generale trovo che è stato molto molto carino, ecco, non, gli spazi sono quel che sono, ma è normale. Quindi così mi piace. Ma no, chi è che ha cucito e si è bucato con i chiodini? Tu no, te, che dicevi ho male qua, adesso uno poi esagera. È evidente che sono quelle cose. Io credo che ogni tanto bisogna chiudere gli occhi e che Dio ce la mandi buona. Lo dico nel senso, soprattutto, se, no, soprattutto in questi. Ma sì, non, ma certo, ma sì, certo, il cocco un po' è ruvido, ma è bello proprio sentire queste cose. Sì, ecco, proprio parlando del cocco, io credo che forse bisognava prima far vedere appunto la materia di partenza, cosa che noi abbiamo visto poi nel laboratorio. Ecco, quindi forse la partenza bisognava farla da dietro, cioè vedere proprio un percorso. Forse potrebbe essere l'unico consiglio da dare ad Adolfo. Ecco, suggerimento, anche perché uno parte dal retro, dal magazzino. La materia prima, sì. Sì. Oppure può anche mettere delle cose fuori, nel senso che io credo che quella strada non sia così, io non ho visto tanta circolazione, no? Però non. Sì, ecco, non, quelle cose lì, se non l'abbiamo, ero troppo presa, non l'ho neanche viste, notate. Però sì, un gruppo, quindi riesce comunque, un gruppo di turisti su un pullman riesce a parcheggiare bene, sì. Sì. Beh, sì, lì diventa tutto. Sì, sì, io dico soltanto la visita in sé. Sì, 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 no, no, no. E, oppure a vedere anche tutta la realtà del frantoio, perché io confesso la mia ignoranza. Noi al nord usiamo l'olio, ma più il burro, lo dico. No, che fa molto male. E quindi appunto vedere anche soltanto una foto di un frantoio, o anche mettersi un frantoio in esposizione per vedere dove vanno questi fiscoli. Ammetto che quando io ho saputo di dover fare una visita al fiscolaio non sapevo cosa fosse, confesso la mia ignoranza. Può essere. Ma infatti me l'hai sondato il terreno, io ho fatto finta di sapere, ma non. Si può ovviare con un filmato? Sì. Filmato girato in un frantoio in una cantina speciale. Sì. Quasi di fronte alla strada successiva, quindi proprio sarebbe stata una possibilità anche piacevole nel centro storico. Sì, anche perché lo spostamento a piedi a questo punto. Sì, bello, sì. Per arrivare al frantoio però ci sono anche dei cunicoli. Sì, sì. Sì, io credo che possa essere un'iniziativa che può curare benissimo Adolfo, comunque, sì, ecco, sì, non è che servono. Si può abbinare. Sì, si può abbinare. Sì, sì, sì. No, no, studiare un. Quindi. E poi se sorge Fiscoli al nord invece, quelli a metà sono per il vino. E non so se vi siete accorti, c'è una foto all'entrata di un torchio umano che si faceva il vino. Sì. Per esempio me lo ricordo perché a Barbolano c'è un frammento che era di proprietà di miei, che adesso è stato venduto, che è rimasto grezzo. Cioè una cosa enorme così, io mi ricordo quando si metteva, e c'erano le cisterne vecchie e tutto, ed è stato adesso comprato da un signore di Salve che ha comprato anche la torre di Barbarano, ed è rimasto tutto. Io ho chiesto a questo signore di lasciarlo, che solo che non so quanto lo apra al pubblico, di lasciarlo così. C'è proprio anche un vecchio fisco che non so quanti anni ha. Quindi sono fatti a metà, no? Secondo la grandezza del coso, metti la pasta e dopo metti i fiscoli, i pezzi di legno così grossi, per poi dare. Vabbè, quella è lavorata. Sì, lavorata. Sì, sì, c'è proprio. Ed è uno dei sistemi quasi ultimi
di lavorazione dell'uva. Sì, 50. Io da quando... E che comunque anche quella deriva, cioè perché la lavorazione dell'uva a livello industriale è successiva a quella dell'olio. Praticamente si è prima cominciato a spremere l'olio dalle olive e successivamente le stesse attrezzature sono state utilizzate per trasformare l'uva in vino. Quindi il torchio prima era utilizzato per spremere le olive, successivamente per il vino, per il vino dal Settecento in poi. E conseguentemente, man mano che si ammodernava l'industria dell'olearia, si smontavano le attrezzature dal frantoio e andavano nella cantina sociale o nello stabilimento vitivinicolo, costantemente, come recupero. Quindi ci troviamo quei fiscoli con il palo centrale, col buco che veniva e ci veniva infilato la vinaccia, quindi tutta l'uva pigiata, deraspata. Deraspata veniva infilata là dentro, così come prima veniva là dentro negli stessi fiscoli, nello stesso sistema di fiscoli, veniva infilata prima la pasta di olive morite. Ecco. Sì, la vinificazione ha seguito sempre quella che è stata l'industria olearia. Ecco. Quella è stata la prima costante. Interessante, ho fatto conoscenza di questa cosa. Bene. E, commenti, altre sensazioni? No? Lui ha saputo vendere bene. Sì, no, è un ottimo comunicatore. Sì. Ma è la se però se vabbè era simpatico se secondo me è stato molto delicato nel non dire se volete potete acquistare se questa è una altrimenti sarebbe stato una visita scopro se no infatti è una deve essere velata quella cosa, poi lo vediamo tutti, ma No, poi proprio viene spontaneo, vedete, abbiamo avuto tutte la stessa reazione di fare fotografie perché vogliamo un ricordo di questa cosa e di fare acquisti anche, quindi... E poi di provare, sì, io è una... Vabbè, poi dipende da ognuno di noi, però uno curioso così ha voglia di mettere, di sperimentare, anche di sentire già soltanto questo materiale così ruvido da tirare, capisci il valore veramente di questi oggetti. Ecco, e credo che queste visite, soprattutto qua in questo territorio, dove credo che ormai la specialità sia l'artigianato, ecco, non è la grande industria che avevo presentato più a Torino, ecco, questo dà veramente valore al lavoro fatto in tutti questi anni da queste persone, questi oggetti ormai introvabili che fanno pochissimi artigiani, ecco. Quindi è stato un'esperienza bella. Ah, qui noi una nostra sciarpetta di cocco. Sì. No, poi se uno proprio vuole fare le cose può spiegare anche da dove bene arriva questo prodotto, fare una cartina, ci sono mille cose. Ammetto che come abbiamo detto ieri, bisogna dedicare del tempo, ecco, a costruire tutto un percorso di visita. E capisco che se Adolfo deve fare i fiscoli, venderli, fare i cesti, andare alle fiere, tutto, cioè, ci sono delle difficoltà. Tutto a piccoli passi. Può organizzarsi con una giornata di riposo, diciamo, nella quale non lavora, ma la dedica alla vigilia. Sì. E io comunque capisco anche che ognuno poi ha la sua specialità, nel senso che l'artigiano forse appunto ha grande manualità e sa anche vendere il suo prodotto, ma forse poi ha bisogno di altri aiuti per comunicare meglio. Ecco, quindi bisogna fare rete e poi aiutarsi in altri modi. Indubbiamente sì, una guida che colori, diciamo.
il via delle informazioni, non dico più scientifiche, ma quantomeno più storiche. Ma sì, secondo me quello, ad esempio, se un gruppo è accompagnato da una guida, allora ottimo, darà due informazioni su Specchia, sulla realtà, sì, su tutto, e invece il contatto proprio con Adolfo, con il, è proprio l'esclusiva che ti dà questa visita. Beh, io mi sono sentita una privilegiata, ammetto, sì, a poter fare esclusiva una. Questo, sì, il termine, sì, esatto, sì. No, perché non è da tutti, ecco, non, vabbè, io vengo da fuori e quindi non lo conoscevo, ma credo che anche voi che siete più del posto forse non siete mai andati, ecco, quindi, no, quindi si sono aperte le porte di una bottega speciale. E così, bene. Allora, a proposito di percorso di visita, io do una piccola informazione su come, ma ce lo siamo detti adesso, però è un piccolo documento che ho e che uso generalmente con le aziende, e se volete, certo, è un documento di lavoro che uso sul nostro prodotto, quindi un attimo sono il percorso di visita che generalmente suggerisco. Dovrebbe essere, è un no, aspetta, non c'è presentazione, organizzare il turista, aspetti per, no, no, è un foglio Word che non c'è. Aspetta, vai, trick, sì, c'è, vabbè, c'è il primo pezzo che è una parte di benvenuto. Ad ogni modo, semplicemente, come abbiamo detto ieri, arrivo tutte le tappe per organizzare questa visita, eventualmente se c'è un organizzatore, fisso un punto di partenza del gruppo, che può essere la piazza principale di Tricase, come nel nostro caso, e quindi in pullman con vari mezzi ci ritroviamo all'azienda. Cosa succede? Innanzitutto il gruppo prima di partire viene un po' contrassegnato, se è un'organizzazione più grande, se invece è un gruppo già di francesi, tutti già intruppati da diversi giorni in Puglia, non serve, li contraddistingo secondo me con un cartellino, ecco, per distinguere da eventuali altri visitatori e dargli un senso un po' di appartenenza a un gruppo. Noi, come lo facevo vedere ieri, abbiamo realizzato all'inizio dei cartellini identificativi, perché era fondamentale a fini assicurativi che ogni persona fosse distinta, ecco, perché c'era il nome e il cognome. Quindi ognuno doveva averlo sul cuore, perché è importante, se succede qualcosa so subito chi è. Questo era lo scopo del cartellino identificativo. Poi ci siamo un attimo semplificati, perché altrimenti vi dico che stare dietro a tutte queste visite diventa una cosa un po' complicata, e abbiamo realizzato queste semplicissime spilline che ognuno si tiene, che si mette sulla giacca, e poi ammetto che, essendo tutti dei costi e siamo un attimo in difficoltà, vengono ritirate, altrimenti la cosa carina sarebbe lasciarla come gadget al turista, ecco. In più ci sono tanti difetti di questa piccola spillina, perché secondo me è un riferimento a un sito internet, così poteva essere meglio. Ad ogni modo, noi abbiamo soltanto indicato il logo dell'iniziativa e via. Quindi, una volta contraddistinto il gruppo, si parte. Come dicevo ieri, l'accompagnatore è carino che dia due informazioni sul territorio e poi alcuni accenni sull'azienda. Quindi anche ieri, se avessimo avuto un accompagnatore, a me sarebbe piaciuto avere due informazioni, le ho avute, avevo degli ottimi accompagnatori. Comunque, due informazioni su Specchia, sul territorio, sul passato, la storia appunto dell'artigianato locale, non so, si poteva parlare un pochino di tutto e poi arrivare in azienda. Ecco, in azienda vediamo un pochino qui, da parte, come dicevo, nel nostro caso l'accompagnatore affida il gruppo ad Adolfo del caso, quindi lui sta zitto e segue poi tutte le spiegazioni. Se vai su, ecco, trick. Quindi vi ho detto la partenza, l'arrivo in azienda e l'accoglienza. Adesso qui si parla del desk, in questo caso sarebbero state le porte del laboratorio di Adolfo. Niente, si danno due indicazioni sulla storia dell'azienda, su tutta un po' la famiglia, si guarda appunto un video e poi si inizia la visita, visita appunto con un'esperienza tattile guidata, ecco, noi l'abbiamo fatta comunque un'esperienza. Puoi scorrere un pochino,
esempio, appunto, come dicevo, toccare il materiale prima del prodotto finito, di evidenziare come da componenti grezzi si riesca a passare invece a tutti i manufatti diversi, tutto il percorso produttivo, quindi come si diceva, saremmo potuti partire dal retrobottega e poi vedere tutto come si facevano i fiscoli. Ecco, anche qua altro punto è la comunicazione, promozione di spot pubblicitari, ecco, adattatelo comunque alle realtà delle vostre aziende, tutte le conquiste delle aziende, quindi un percorso allestito mostra i prodotti di maggiore fama e successo, quindi comunque abbiamo visto anche le fotografie del papà di quando erano comunque seduti per la strada a fare questi fiscoli, tutte le evoluzioni, quindi io direi che sinceramente abbiamo fatto rispettato tutte queste tappe in un ordine diverso e poi appunto il momento degli acquisti e del relax, c'è cioè un momento di chiacchiera dove tutti ci siamo poi salutati, abbiamo fatto comunque commenti vari con Adolfo, eccetera. E quindi, conclusa la nostra visita, c'è il viaggio di ritorno. Adesso io lo applico sempre, ve lo dico nel caso dei Made in Torino, ecco, viaggio di ritorno in cui secondo me l'accompagnatore è giusto che faccia un attimo, che abbia un pochino un feedback, che riceva un pochino un feedback da parte dei partecipanti per sapere come è andata la visita. In più, generalmente potrebbe essere utile sia per l'azienda ma anche per l'organizzazione predisporre un piccolo questionario qualitativo, no? Per capire il grado di soddisfazione della clientela sull'iniziativa. Era una cosa che poteva lasciare sia Adolfo per lui per migliorare la sua visita, ma capisco che anche quello è un lavoro. Comunque, secondo me, se aveste trovato un foglietto con due domande, forse l'avreste anche compilato. Così come, appunto, se fate parte di un'organizzazione, l'accompagnatore vi lascia un piccolo questionario. Il questionario, può essere, io lo uso, l'ho usato fino adesso cartaceo, ammetto che perché distribuisco le penne a tutti i partecipanti e loro compilano questa cosa e poi lo vedremo insieme. Altrimenti adesso mi sto un attimo evolvendo e anche per facilitare tutto il lavoro dell'accompagnatore e soprattutto poi elaborare i dati. Adesso con i tablet, sinceramente, fai due clic e sei a posto, ecco, compili questo questionario direttamente online che va poi in un database e i dati vengono elaborati. Quindi, la parte fondamentale, credo, di questo questionario è avere i dati dei partecipanti, che ho già prima raccolto nei miei elenchi, ma comunque ho ancora la mail e tutto e posso attivare tutta un'attività di fidelizzazione comunque del cliente, perché cioè, noi siamo andati da Adolfo, ma domani posso riproporvi un'altra visita e siamo di nuovo tutti in pista, tutti insieme. Ecco, quindi continuate l'esperienza e questa è una cosa importante. Io ho un esempio di questionario, non so se vi interessa. Vi interessa? Sì? Allora, vi faccio vedere il nostro questionario che è. Vabbè, sull'esperienza sempre di Made in Torino, se volete lo leggiamo insieme ed è appunto mi serve per capire che cosa pensa la gente del nostro prodotto e per migliorarlo. Allora, in più è un'occasione per avere alcuni dati anche sì, proprio sul turista stesso, quindi se è la prima volta che viene a Torino oppure c'è già stato. E qui capiamo se uno può essere residente, se è la prima volta che si trova in città, se sono già stato una volta, sono già stato alcune volte, vengo sovente e conosco bene la città. Il classico, ecco, per la classica persona che viene alle nostre visite è già stato già una volta a Torino, ve l'ho detto, non tutti arrivano per la prima volta e fanno questo genere di esperienza. Rispetto al tour Made in Torino odierno, come ha effettuato la prenotazione? Quindi ecco questo un punto importante, mi sono iscritto in modo autonomo e sono da solo. Ci siamo iscritti in modo autonomo e siamo in due. Ci siamo iscritti in modo autonomo, siamo in tre o quattro. Facciamo parte di un gruppo organizzato, altri hanno curato l'iscrizione. Quindi ecco, capite anche
tutto quello che ci siamo detti ieri, quindi questa tipologia sia per individuali che per gruppi. Come è venuto a conoscenza della visita d'impresa Made in Torino? Quindi navigando sul sito di Turismo Torino e Provincia, su internet, attraverso altri siti, consultando guide o pubblicazioni turistiche, che è quello che dicevo, anche leggendo la stampa o altri quotidiani locali, quindi perché sono tutte le attività che facciamo, quindi voglio capire se servono a qualcosa. Ecco. Me l'hanno segnalato amici, conoscenti, parenti, presso i punti informativi di Turismo Torino e Provincia, quindi presso l'ufficio del turismo. Ecco, questa è anche una viene sempre crocettata, perché come vi dicevo è un prodotto che viene ormai l'ho consolidato come pensiero, viene scoperto sul territorio, soprattutto quando si è all'interno dell'ufficio del turismo. Oppure grazie a una segnalazione della struttura ricettiva in cui alloggio a Torino. Secondo me è importantissimo che gli albergatori, i receptionist conoscano l'iniziativa, perché sono loro anche i primi promotori. Poi lo conoscevo già, non è la prima volta che partecipo, in altro modo. È un po' lungo, ma può essere utile. Quando ho deciso di partecipare alla visita d'impresa Made in Torino, da tempo prenotando sul sito internet, da tempo prenotando direttamente, ritorniamo un po' a prima, prenotando direttamente all'ufficio del turismo, durante il mio soggiorno in città avevo una mezza giornata libera e ho deciso di impiegarla così. Nel momento in cui ho scoperto questa possibilità ho deciso subito di iscrivermi. Capite che poi quando io elaboro questi dati ho un profilo abbastanza chiaro di chi partecipa alle nostre visite. E poi qui con questa domanda cerco di capire quali sono i nodi cruciali dell'organizzazione dell'iniziativa. Quindi riguardo alla sua esperienza di oggi, come valuta i vari aspetti del tour? Qui abbiamo messo due faccine, alcune faccine anche per rendere questa cosa un pochino più carina, perché ogni tanto la gente non è così propensa a compilare queste cose. Comunque in un viaggio di ritorno in pullman hai un quarto d'ora di tempo, 20 minuti e lo fai. Allora, il sistema di prenotazione che chiediamo appunto se è positivo, abbastanza positivo, non positivo, di solito non partecipo a questo tipo di iniziativa. Accoglienza al punto di ritrovo, quindi punto importante, cortesia e professionalità dell'accompagnatore dell'organizzazione di Turismo Torino e Provincia, cortesia e professionalità delle guide aziendali, qualità della descrizione durante la visita, attività svolte durante la visita, se previste, quindi tutta la parte manuale di degustazione, degustazione di prodotti, qualora si tratta appunto di azienda agroalimentare, possibilità di acquisto presso i punti vendita aziendali, interesse generale della visita. Sono proprio i punti. Avete visto, ritorniamo sempre sulle solite cose, i punti anche che compongono un pochino tutta la visita. E sì, anonimo, però abbiamo i dati poi finali dietro. Sì, sì, sì. Com'è? Sì. No. Ammetto che in generale a compilarli? Sì. Poi capita, infatti è quello che vorrei un pochino modificare, che c'è anche chi è alla terza volta che viene e non ne può più di compilare questa cosa. Però anche perché, come vedete, è in generale, e poi io cerco di li raggruppo a seconda della visita. Se il 15 di ottobre sono andati tutti in Caffarel, io qui mi scrivo Caffarel, almeno so che il giudizio è relativo a quell'azienda, se no se metto tutto insieme ho una confusione generale, nel senso che ho un'idea generale del prodotto, però non nello specifico nell'azienda, cosa che invece mi serve, perché poi almeno chiamo la Caffarel e cerco un attimo di sistemare le cose qualora non sono andate bene, o se dicono no, la visita è stata veramente, cioè l'accoglienza è stata tremenda, non mi hanno portato allo spaccio aziendale, erano frettolosi, ecco, quindi questo mi aiuta molto. Dall'accompagnatore, sì. Post visita, quando siamo sul pullman, sul viaggio di ritorno, sì. Ma adesso ho acquistato dei tablet e lo facciamo direttamente
appunto sul tablet, l'accompagnatore girerà e fa delle domande, fa le domande, è una cosa un pochino più, più rapida. E così... Comunque vi garantite che persona girate... Sì, io mi devo fidare dei miei collaboratori, cioè mi fido dell'accompagnatore, se è singolo. Sì. E anche tutta la famiglia, nel senso che se ho un bambino anche di 5 anni a me interessa sapere che è il suo punto di vista, perché poi nella parte finale, lo vediamo, ci sono tutti i dati, ecco, capire la provenienza, e questo è importante. Se in Italia chiediamo di indicare il CAP, ecco, lo vedete qua, l'età, il sesso e poi ecco le condizioni di occupazione, quindi se è agricoltore, artigiano, libero professionista, dirigente, impiegato, operaio, studente, pensionato, casalinga o altro, ecco. E poi chiediamo anche, appunto, c'è un'apertura alla fine di questo questionario, chiediamo se hanno dei suggerimenti, delle nuove iniziative da proporre. Quindi ammetto che anche questo è un modo, mi segnalano ad esempio una certa azienda, oppure vorremmo più visitare aziende nel settore del tessile. Quindi io ammetto che a fine dell'anno questi questionari, che vengono elaborati da tutto un servizio interno che abbiamo all'interno del nostro ufficio, colgo le idee migliori e cerco di portarle avanti. Ecco, quindi questo è interessante. Sì, sì. Questo è fatto come intermediario. Ecco, noi da un punto di vista di intermediari turistici trovo che sia importante avere un questionario così per migliorare il prodotto. Stessa cosa può fare l'azienda, perché con un foglietto proprio possono essere anche tre domande: ti è piaciuta la visita, come hai trovato l'accoglienza, come mi hai trovato, sei venuto a scoprirci tramite internet, passando davanti al mio laboratorio. Ecco, ci sono queste cose, possono essere utili per Adolfo e per tutti quelli che organizzano le visite, perché ogni tanto siamo un po' ciechi, quando uno è troppo su un'iniziativa non riesce neanche ad avere un giudizio critico e ha bisogno degli altri, ecco, trovo. Quindi questo è un po' la cosa. Sì, poi ecco una domanda che avevo fatto ricorrente, dov'è? Aspettate. Perché trovo che questo, ecco, il nome Made in Torino, quando io parlo di Made in Torino lo associo alle visite di imprese, ma se vi parlo di Made in Torino forse voi non riuscite a capire di che cosa si tratta. E infatti avevo chiesto se è un nome efficace per identificare questo prodotto turistico. Anzi, lo chiedo anche a voi, secondo voi è efficace? Voi lo capite? Oppure un po' ermetico? Beh, adesso conoscete l'iniziativa, però così, va bene, perfetto. Beh sì, poi abbiamo altri punti che un po' riprendono anche gli altri, gli aspetti di Made in Torino più importanti da curare per rendere più bella e interessante questa esperienza. E quindi... non so, il sistema di prenotazione, se è molto importante o non importante. Anzi, possiamo anche farlo insieme, così vediamo in una visita tipo. Secondo voi il sistema di prenotazione è importante, molto importante, importante o non importante? Molto importante, ok. Poi l'organizzazione dell'attività è molto importante, importante o non importante? Ok. La cordialità e la preparazione degli accompagnatori, tutto trasporto da e per l'impresa, sì, importante. Cioè uno diceva, posso anche raggiungerlo con i miei mezzi. Possibilità di acquistare i prodotti durante la visita, importante. La qualità delle informazioni fornite dalle guide aziendali, molto, ok. I Deplian e il materiale informativo, il maggiore coinvolgimento dei partecipanti durante la visita, molto importante, maggiore promozione dell'iniziativa, questo non, cioè in generale la promozione è importantissima. Va bene, quindi sono tutti punti che dovremmo, molto importanti. Benissimo, allora... Ma sì, ma volevo, ma almeno uno trovo che sono punti, se uno se li ricorda, che poi quando deve... quanti erano i tre porcellini?
Quando lo chiedo al mio c'è due, però. Va bene. Allora, passiamo alle slide e vi lascio alcuni così spunti sempre di post visita, perché trovo che sia bello sempre lasciare un ricordo, ecco, dell'iniziativa. Allora, andiamo giù. E vi faccio vedere un'iniziativa che avevo curato, poi non l'abbiamo portata avanti. Comunque, ecco, di fidelizzazione del cliente. E allora trovo che, come ci è venuto spontaneo a tutti fare delle foto ieri, e in molte aziende, adesso Adolfo ce la fate fare, ma in molte aziende non si possono fare le fotografie, per, appunto, per mantenere il segreto e tutto. E quindi ero entrata in contatto, appunto, con l'azienda, avevo chiesto se potevamo attivare con un fotografo professionista un'attività di foto gadget, ovvero il fotografo seguiva il gruppo e facevamo delle foto, scattavamo in posti prestabiliti, così dove si vedesse bene il logo, così delle foto con i partecipanti. Queste foto venivano poi caricate sul sito internet e ogni singolo partecipante poteva scaricarsele. Ecco quindi l'iniziativa del foto gadget, che aveva anche uno scopo di fidelizzare il cliente, nel senso che lo seguivo anche dopo la visita, in quanto mi lasciava i contatti anche via mail, che venivano poi caricati su un database che io continuo a utilizzare per sensibilizzarlo sulle visite future o su altre iniziative. Ecco, quindi erano scatti simpatici, vedete anche dopo ne ho messe alcune, foto sia di gruppo, quindi uno si trovava sul sito si trovava la sua foto. Come vedete, appunto, avevamo anche curato un po' tutta la grafica, quindi questo modello un po' cartolina con tutto il marchio, il logo dell'iniziativa. Ed erano foto che uno poteva scattare appunto in coppia da solo. Vedete il signore col prosciutto raspini in mano, piuttosto che i bambini con il grande cartoccio del latte, chi è invece entrato in Iveco con vedere tutta la produzione, la catena dei motori, quindi con il suo gilet, le signore alle pastiglie Leone tutte bardate e così. Qui, vabbè, queste le avevate già viste, erano più legate alla bardatura che uno deve tenere in azienda. Quindi, ecco, ci sono tanti modi, credo, per rendere simpatica la visita e lasciare un bel ricordo. Sì. Senta, vai prima di questo. Sì. No, prima di nuovo al fotogadget. Poi vi dico, ecco, legate alle immagini bisogna stare sempre attentissimi. Sapete che cioè anche per pubblicare queste foto delle persone sul sito io non ho nessun diritto, devo tutelarmi, quindi veniva firmata prima della partenza, della visita, una liberatoria, cioè bisogna stare anche attenti a tutte queste cose, perché poi simpaticamente dice siamo tutti amici e facciamo questa cosa, mentre invece bisogna tutelarsi. Quindi ricordo che avevo reso la macchina ancora più complicata, perché con questa introduzione del fotogadget dovevo lasciare all'inizio di ogni sia all'accompagnatore, doveva far firmare una liberatoria a tutti i partecipanti. Comunque era stata un'iniziativa carina, ammetto che adesso il costo era stato anche abbastanza elevato, volevo fare una cosa più semplice anche con la Polaroid, una cosa così, invece poi avevamo montato un sì, le inviavamo via mail oppure si scaricavano dal sito internet. Sì, quindi uno si cercava, adesso queste sono alcune, non è una, ce n'erano tante per ogni visita, quindi ognuno se le poteva scaricare. Io mandavo quella del gruppo a tutti e poi ognuno andava a cercarsi la sua foto più simpatica. C'è gente che si sottopone alle foto, cioè che si fa fotografare, altri che proprio detestano, quindi c'era anche una spaccatura nel gruppo, non tutti andavano sotto l'obiettivo. Io trovo sia sempre un'iniziativa carina che volevo curare in un altro modo, poi è diventata una cosa gigante, quindi l'abbiamo evitata, però trovo che appunto avere uno scatto mentre fai il fiscolo piuttosto che può essere una cosa divertente, poi ha uno scopo appunto di fidelizzazione. Altra idea che ho segnato, che non ho mai realizzato, che mi chiedono però sovente, per chi ha l'abitudine di fare queste visite d'impresa e vuole collezionare una certa serie, avevo visto no, sopra le foto rosse, la numero 18.
l'ho messo, è un carnet passaporto delle visite di impresa. E, è una stupidaggine, ma ricordo che avevo visto una sorta di passaporto realizzato di carta, ma finto, dove collezioni tutte le tue visite di impresa sul territorio e alla fine hai un premio, un omaggio, così. Ammetto che nel nostro caso molti sono i locali che partecipano alle visite e quindi quando ne fanno anche più di 5 dicono voglio una... uno sconto, una cosa, in fondo anche quello è un modo per fidelizzarle, avere sempre delle persone che vengono, ecco, quindi si possono inventare tante iniziative, ecco, adesso il carnet, il passaporto l'avevo trovato carino perché il timbro, oppure ogni azienda mette il suo timbro, ecco, si può creare un'iniziativa così. E direi che io ho finito, vi ho detto tutto. Ho svelato tutti i miei segreti, non ho più idee vincenti da proporre. E così, se ci sono domande, se io sono a disposizione. Ve lo faccio solo vedere. Adesso vediamo. Ecco, no, lo so, no, ammetto che tutto quello che uno poi vede fatto e presentato così sembra facile, non è facile e soprattutto vabbè anche perché individuare quali sono gli aspetti principali della visita e cercarlo di sottoporlo, appunto metterlo sotto domanda, poi c'è sempre tutto uno studio, infatti avevo fatto questo lavoro con un professionista. sì, e quindi non è che non voglia darvelo, però lo teniamo ancora un attimo così, poi se venite a Torino, voglio dire, è facilissimo averlo, adesso fare una divulgazione massiva mi sembra un po', e quindi così, cosa... Niente domande? C'è stata un po' di confusione in queste lezioni? Avete capito quale può essere il vostro ruolo in questo sistema? Sì. Sì. No, io non l'avrei... non avrei dato costo. Cioè, secondo me deve essere gratuita la visita da Adolfo. No, secondo me è una cosa minima. Se, ma no, io sono proprio per 2 euro tutto al più. Ma perché io ecco con un'attività del genere vedo appunto il gruppo che arriva e quindi. No, io non gli darei un costo. No, deve aprirla gratuitamente le sue porte, ha un ritorno maggiore. Tutt'al più può aumentare il costo di un cestino. Ma ti viene sì. Sì, no, ma poi mentre invece se io ho un servizio di trasporto con l'accompagnatore tutto e lo faccio e non lo faccio pagare oppure lo pago 2 euro, non... Beh sì, quello sì, no, però se invece io tutto il mio, se faccio un servizio come Made in Torino, appunto dove secondo me 10 euro, diciamo, ce ne sono proprio simbolici perché potrebbe valerlo molto di più. Dipende, io come mia esperienza di intermediario a metà, cioè non posso permettermi di pagare l'azienda e un'azienda così non l'avrei mai pagata, anche perché ti porto 25 persone e direi che hai un ritorno comunque. Il tour operator secondo me è... Non so come vuole comportarsi in questo caso. Comunque avere già la possibilità di portare il suo gruppo può ricavare
cioè ricavare qualcosa da altre attività, non da questo, ecco, secondo me. E poi cos'altro? Se comunque dare, se poi Adolfo montasse tutto un museo, la visita alla casa dei familiari, che ne so, tutta una cosa decisamente più grande, con una libera, cioè libera un ingresso tutto il giorno, ecco, il turista organizzato, allora lì è bene che ci sia un costo d'ingresso, ecco, ma in questo caso secondo me lui anche ieri, diciamo, ce lo si è ripagato tutte le sue ore che ci ha dedicato, eh. No, ma... Ma secondo me abbiamo tutte, dopo anche questi giorni con José, piuttosto che spero anche queste poche ore con me, che abbiate già una vostra conoscenza della materia, quindi viene spontaneo non dare un prezzo a questa iniziativa. Ecco, cioè ad Adolfo, nel caso di Adolfo, secondo me è come se uno entrasse in un negozio, non, cioè mi fai pagare... Cioè, non, poi mi fai vedere tutto, ma secondo me non serve, anzi rischia di ritorcersi contro questa cosa se dà un prezzo d'ingresso. Poi invece se facciamo un laboratorio dove poi utilizza molto materiale tutto, secondo me lì è giusto imporre almeno un rimborso a spese. Ecco, io vedo anche il nostro laboratorio coi panificatori, quando porto i miei gruppi non mi fa pagare, lo dichiaro, però quando invece c'è un gruppo precostituito chiede un rimborso di 5 euro a persona per le materie prime. Io posso anche capirlo. Non... Ma se siamo in tanti, però io credo che poi torni con la creta, torni a casa col tuo oggettino, compri sicuramente, perché i miei prossimi piatti li farà Massimo, quindi non quindi è così. Io credo che il buon senso, ragazzi, alla fine vince su tutto. sì. E quindi così. Poi, come vi dicevo, ad esempio, anche le grandi aziende non fanno pagare un costo per entrare. Non, alla fine, capitolo qual è l'obiettivo e lo scopo che vuole raggiungere un'azienda aprendo le proprie porte, riesci subito a capire se devi dargli un prezzo o no, eccetera. Se è uno scopo commerciale, alla fine c'è sempre un ritorno. È come l'esempio di Fragonard, l'ho detto, che la visita è gratuita, è una visita con un po' di guide e tutto, e alla fine il 70% del fatturato lo fanno con queste visite. Quindi la gente compra, ma è proprio, è nello spirito del turista, cioè volere un ricordo di questa cosa. Sì, poi sì, soprattutto il turista straniero la mancia, sì, la lascia. Ah. Sì. 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 Di fare l'esercizio fatto con una setta. Sì. Ecco, ottimo suggerimento. Ma dal punto di vista, secondo me, no, io vedo anche come, adesso nel caso nostro, è la Camera di Commercio l'ente di riferimento, ma credo che appunto sarebbe un ottimo ente anche qua che deve essere coinvolto in questo genere di iniziativa, e le amministrazioni comunali possono comunque beneficiarne, e io credo che veramente il supporto può essere soltanto finanziario. No, perché sì, però voglio dire, bisogna costruire qualcosa sotto prima della segnaletica. Sì, e invece affidare a dei buoni poi professionisti, che anche qui in sala senza fare dei nomi ci sono, non voglio dire, ma... E quindi con un... comunque bisogna stanziare
dei soldini per far girare l'iniziativa, e credo che tutto questo territorio potrebbe essere proprio differenziarsi da altri, perché qua si entra in bottega, no? Veramente si scopre il territorio così dal basso da altri. Ma professionisti nel senso a figure volenterose che vogliono curare tutto questo e che hanno le conoscenze. E adesso senza fare pubblicità, perché non, però io credo che anche tutta l'associazione che ha montato tutto questo possa essere proprio di valido aiuto. E poi c'è, sì, e poi voglio dire, questi soldini che loro potrebbero gestire servono per tutti, eh. Cioè non è, vengono incaricati lì, ma si occuperanno della promozione, di contattare i tour operator. Questo bisogna creare un ente di riferimento. Ecco. E poi ne beneficia l'azienda, la guida turistica e tutti. Sì. E i cittadini stessi potranno essere anche orgogliosi di questa cosa e troveranno anche un impiego. C'è spazio per tutti. E secondo me questa iniziativa si deve essere portata in alto e deve essere l'amministrazione comunale, le camere di commercio devono conoscere questa cosa. Quindi io sono veramente felice che lei sia qui, e secondo me insieme a lei ci doveva forse essere anche altre persone come lei. No, veramente, lo dico. Sì, io so che sono momenti difficili, ma bisogna trovare i fondi e chi può darli, e sono gli enti pubblici. Che anche se non è uno, come nel caso della nostra Camera di Commercio, possono essere diversi. Lei non può immaginare quanti soldi che si trova la persona intermediaria che può sfruttare. Se uno lo muore, sì. No, ma capisco, ci sono poi dietro tutto, c'è sempre una spiegazione, purtroppo è che ogni tanto uno non la conosce, ma sì, ma non bisogna avere paura di stare insieme pensando di farsi concorrenza a vicenda. Cioè qua siamo tutti nella stessa barca e soltanto aiutandoci si riesce. Il successo di uno è il successo di tutti, ecco, diciamolo pure. E quindi io sono una sincera, sono contenta di essere qui con voi e di aver visto soprattutto che rappresentate ognuno una professione, una cosa diversa, quindi siete splendidi da tutti insieme e fate già massa critica voi e potete lavorare insieme su questa materia. Ecco, bisogna sensibilizzare il territorio, che credo sia proprio la volontà di questi laboratori, del congresso che c'era stato a maggio. C'è non ignoranza, ma non si capisce tanto il valore di questa visita d'impresa, ma c'è. Ed è una forma di turismo innovativa, diversa da quello che c'è stato fino adesso. Però la cosa, la nostra fortuna, la cosa più bella è che comunque ogni estate, ogni anno, un incremento del turismo, sia del nord, del centro, dell'Italia stessa, ma che anche all'estero, aumenta sempre di più. Cioè il bello è questo, l'unica garanzia è questa. Sì. 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 Sì, vediamo se. Vediamo per organizzarla bene. Il corso dà delle informazioni, non dà delle nozioni, perché arrivano docenti che hanno un'esperienza, però rimane alla fine contestualizzare con le informazioni in questo territorio, perché abbiamo parlato di Torino, della Catalogna, al prossimo anche docente mi sembra che di Torino, però a me servirebbe farlo come Claudia, la loro esperienza, perché loro devono anche
tutto quello che vuole lei, però alla fine forse loro hanno iniziato, ci potrebbero anche aiutare a capire. Intanto potremmo iniziare ad entrare come soci. Sì, cioè vabbè, a parte questo. Sì. No, no, praticamente il corso laboratorio non era di 45 ore ma di 90 ore. Tra l'altro, praticamente era di 90 ore. Come stai? Bene. Sulla comunicazione sull'enogastronomia. Era un giornalista che ha una web TV sulle eccellenze produttive italiane, ha dei canali tematici sul vino, sull'olio, sull'enogastronomia in generale, si chiama Piero Muscari. L'altro modulo doveva essere tenuto da Luca Savoia, che tra l'altro è in qualche modo l'autore della progettazione di questo corso. Ed era il modulo finale, ed era proprio una condivisione, cioè fare un business plan insieme alla classe sul turismo d'impresa attualizzato nel Salento, cioè quindi contestualmente al territorio. Purtroppo questi due moduli sono stati tagliati, tra l'altro l'ultimo era quello più interessante, perché chi meglio, no, della classe avrebbe conosciuto, insomma, il territorio. E questo business plan sarebbe stato poi un documento finale del corso. Purtroppo l'ARTI, diciamo, ci ha valutato negativamente questi due moduli, perché a loro parere erano già stati affrontati in altri laboratori dal basso. Quindi erano, diciamo, secondo la mia opinione personale, i due moduli più interessanti. Ma anche perché se sono stati fatti da altri vuol dire che è veramente interessante. Gli altri, il fatto che abbiano giustificato, cioè che altri laboratori hanno già affrontato questo business plan. Io ho cercato di insistere perché il laboratorio che è stato fatto sul business plan era un laboratorio generale sul business plan, non era attualizzato al territorio a questa tematica. Quindi sostanzialmente io sono personalmente dispiaciuto proprio per rispondere alla tua domanda. Infatti il senso era prendere le esperienze di successo come in Catalogna, a Torino, ma anche le nostre. Quindi, Penso che dica di molto. Esatto. Però il discorso, io vivo qui, conosco voi e voi siete il mio punto di riferimento. Cioè, è giusto che anche la vostra esperienza raccontarla. Vabbè, cioè, sì, sì, no. Purtroppo. Al di là del corso. L'esperienza si può raccontare anche adesso, no? Sì, sì. Cioè, non. La prossima volta, tra un po'. Sì. Sì. No, ma secondo me l'obiettivo del corso, cioè non possiamo dare la ricetta per la visita di impresa vincente, perché come sapete, come credo anche José, per tutto c'è un modello, ma non... sì, bisogna un attimo adattarlo ad ogni situazione, cioè bisogna prendere caso per caso, dobbiamo prendere Adolfo, il suo frantoio, l'atelier di da sposa, possiamo, però l'unica cosa secondo me importante è sapere che la visita di impresa si può applicare dappertutto, anche alla propria cucina, lo dico. Sì. Si rimbocchi le maniche e parta. Quello, ok. Però la sua esperienza, secondo me, vale più di quanto possa averla io adesso, perché sicuro mi rimbocco mai. No, lo so. Sì. Però probabilmente loro hanno qualcosa in più di noi. Sì, ed è per questo che sono il vostro riferimento. Qui l'avete detto e secondo me la ma invece posso dire una cosa. E invece credo che proprio sia questo che debba nascere. Questo è. Il fatto è di aver avuto la fortuna di vincere un bando, quindi di avere un finanziamento che ci permette di avere gli strumenti giuridici, finanziari per poter partire. Che il progetto dura un anno e poi che Dio ce la mandi buono, perché questo è il senso del bando che ci detti. Però il senso di questo corso, creare una rete di professionisti, di aziende, eccetera, perché noi da soli non faremo nulla, senza aziende non faremo nulla, senza guida non faremo nulla.
poi farlo diventare un lavoro, anche che se condiviso da altre persone, ben venga, insomma, come può essere l'esperienza di ieri. Adolfo, per esempio, ha guadagnato un tot, una simulazione di fisica d'impresa, quindi anche ieri abbiamo avuto la testimonianza che ci può essere una ricaduta sul territorio e su tutti. Sì. In un certo senso sembrerà forse banale, si sta creando una nuova mansione a livello turistico, invece del tour operator potrebbe essere un restyling operator del turismo, nel senso che comunque l'azione che loro stanno facendo come associazione è un'iniziativa di ricostruzione del sistema del commercio a livello di piccole aziende. Sì, è Ma no, secondo io quello che vedo è che qui c'è un referente, qui parlo un sì, che è rappresentato adesso da loro, e loro non c'è un ruolo loro di tour operator. Il tour operator chiama loro per avere il contatto delle aziende. Ecco che diventa un po' il Turismo Torino della situazione, soltanto che Turismo Torino sì. Cioè, io la vedo proprio come una centrale operativa della visita d'impresa, un riferimento, ma anche l'ufficio del turismo, volendo, poi li contatta per entrare nelle aziende. E allo stesso tempo sono un riferimento, possono essere un riferimento per le aziende, per aiutarli a realizzare la visita d'impresa. È un servizio anche di consulenza, e poi può essere la realizzazione di materiale, di video, di cose, e si appoggeranno anche loro a ulteriori professionisti, e tutti insieme sì. Però poi, non so, volendo, dico, si formano le guide sul territorio, cioè oltre a quelli col patentino, una schiera di ragazze splendide come sono qui, che portano la gente in azienda, tutte con delle magliette strepitose, tu non conosci il sud, cioè ci sono, cioè, c'è ciccia per tutti, io vengo con voi. No, 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 veramente. Non. No, sì, io la vedo in questo modo, senza avere paura di farsi concorrenza, perché veramente non è soltanto stando insieme che si raggiungono dei risultati. Ma voi questo super microfono? No. Perché io faccio la velina, ma non so. Facciamo prima una pausa o no?